Ciao a tutti, per chi è appassionato di armi come me, non per strumento di offesa ma per divertirsi al poligono per sparare a un foglio di carta, sarà sicuramente venuto in contatto con queste, le nostre amate munizioni, o meglio, questi sono bossoli. Ieri sono stato al poligono, ho raccattato una decina di chili di bossoli, come si sente dallo scalaccio, e volevo fare una statistica. Mi sono incuriosito e volevo sapere più o meno quali sono le munizioni preferite da sparare al poligono, o comunque le più comuni. Secondo me è una cosa interessante proprio perché ci può anche servire per comprare un'arma. Ci può servire per sapere quali sono le più economiche, quelle più, diciamo così, costose, e quindi regolarsi anche in base a questa nostra passione, che comunque è una passione relativamente costosa. Quindi, appunto, per fare statistica, ho preso una decina di chili e ora li andrò a dividere in base ai calibri. Questi sono a caso, presi così da un mazzo, mi sono messo d'accordo col direttore della linea di tiro proprio per fare questo esperimento. Questo ci fornirà insomma anche delle altre importanti informazioni anche sulla ricarica della quale sono appassionato io. E quindi io ora comincerò a contarli uno a uno. Non so se arrivo in fondo perché ci vorrà una vita. A un certo punto metterò il filmato alla velocità quadrupla, se no ci si svenna. C'è da fare una piccola precisazione proprio perché secondo me, diciamo così, il campione non sarà al 100% veritiero, perché c'è un piccolo problema, già subito prima di partire, di cui mi sono accorto. La maggior parte di questi bossoli che io, diciamo così, ho trovato nel bidone saranno di armi semiautomatiche, proprio perché appunto lo scarrellamento, l'espulsione del bossolo, le fanno andare in terra, eccetera. Mentre chi avrà un revolver, come in questo caso per esempio un 357 Magnum, probabilmente se li terrà per due motivi. Il primo motivo perché appunto so di già che sono munizioni molto più costose di altre più comuni, e seconda cosa importante, chi ha un revolver ovviamente quando arriva a scaricare l'arma, dato che a ogni ciclo, diciamo così, di fuoco l'arma non espelle il bossolo, se li recupererà e probabilmente, se è appassionato come me, se li ricarica. Quindi già è una prima importante cosa da dire. Quindi le armi automatiche, le armi semiautomatiche, scusate, l'avranno da padrone, e i revolver, diciamo così, un pochino meno. Comunque andiamo a cominciare a contarli. Io mi sono munito anche delle scatoline nelle quali insomma noi troviamo i proiettili quando le acquistiamo. Ci sono di diversi tipi, questi sono, diciamo così, 9x21, comunque in diciamo così calibri simili. Questo è per il 7,65, questo è un ottimistico 40-45, sono sicuro che non mi troverò, e questi sono di scarto. Lo metto qui perché, come al solito, troviamo i bossoli da 22. Questi sono molto comuni nei poligoni di tiro, proprio perché anche ieri, quando sono andato io, tante persone stavano facendo l'esame per il porto d'armi, e quindi durante l'esame, sia per la carabina sia per la prova con la pistola, vengono utilizzati per la maggior parte questi. Quindi iniziamo, farò quelli che posso fare e poi, diciamo così, in fondo ovviamente tireremo le somme. Quindi io mi preparo i vari scatolotti con i vari calibri. Io li dividerò oltre che per calibro anche per marca, perché voglio fare un'ulteriore statistica appunto di quelli che vengono maggiormente usati anche a parità di calibro, magari per tirar fuori il discorso di qualità, che ne so, io non voglio fare nomi di marche, comunque da una marca a un'altra magari c'è differenza di prezzo e differenza anche di qualità. Allora, questo è il primo, è un 38 special, via, si comincia bene. Questo è un 9x21. 9x21, 9 mm, ci sono diversi calibri. Questo è un 9x21 di un'altra marca, questo è un 32 Smith & Wesson, e io ricomincio con un'altra fila. Ci sarà da svernare. 32,
ogni volta che ne trovo uno di un calibro o di una marca diversa, anche a parità di calibro, li smisto. Gli scatolotti sono da 50 colpi ciascuno, io ho già 50 colpi, 50 bossoli, diciamo così, 9x21 marca GFL, ovviamente fiocchi, quindi già da questo da questa prima analisi mi viene da pensare appunto che le pistole o comunque le armi che utilizzano il 9x21 al poligono siano quelle più utilizzate, o perlomeno questa munizione qui. Poi, a quello che vedo, qui troviamo il 380 auto, sempre marca auto, non la macchina, automatic, 380 automatic del GFL, quindi sono munizioni fiocchi. Poi questi credo che siano, diciamo così, bossoli da revolver. Io mi sto ancora informando, sono un po' principiante, comunque condivido con voi le prime esperienze che faccio, oltre a molto sudicio. E quindi io qui leggo 32 VAD CAT, sempre della GFL, penso che siano munizionamenti da revolver. Poi qui abbiamo 6 38 Special, un tamburo. Qui abbiamo dei 9x21 della GECO, qui abbiamo 9x21 Sellier Berlot, ovviamente una discreta quantità di bossoli da 22, poi troviamo anche dei 7,65, anche questi relativamente comuni, un 45 che lo incornicerò perché questi sono munizioni esagerate. E qui abbiamo due Sellier e Berlot 9 mm Browning C, che penso che significhi Browning corto. Quindi io ho già chiuso 50 bossoli da 9x21. Voglio continuare, voglio vedere il prossimo che concluderò. Ah, non vi ho detto questi, sono anche questi Sellier e Berlot 20-20. Non ho idea, mi informerò, sono ancora ciuco in materia, quindi proseguo con lo smistamento. È insomma una cosa relativamente simpatica, a me piace, perché comunque appunto con questa operazione riesco a, diciamo così, a entrare in contatto con altri tipi di munizionamento, mi viene la fantasia di andare a cercare l'arma che lo spara e magari appunto trovo qualcosa che fa al caso mio, comunque per ampliare la collezione o semplicemente solo per sapere, per differenziare la munizione da un'altra e sapere qual è la caratteristica, la peculiarità che c'è tra un bossolo, una munizione oppure l'altra. E quindi insomma fa piacere perché si riesce a entrare in questo mondo e a capire i veri meccanismi di come funzionano le cose, e questo appunto ci serve perché insomma, ci possiamo migliorare come tiratori o comunque avere una, diciamo così, una conoscenza, una panoramica molto più ampia di questo mondo, che insomma non è solo fatto di aggressività e pericolo.
Quindi queste munizioncine 32 Bad Cat, che non so come si dice, la fanno un altro 38 special 9x21. Poi più avanti, appena si decideranno a spedirmi la pressa per la ricarica, vi comincerò a parlare un po' anche di questa opportunità qui, cioè di recuperare i bossoli e quindi ricaricarli. E secondo me è un'operazione, oltre che a farci capire il munizionamento, insomma mi rilassa, perché comunque fare queste cernite mi fa piacere, insomma, quindi secondo me è un'attività rilassante. Ieri appunto discutevamo al poligono sulla convenienza o no di ricaricare le munizioni. Io appunto tramite anche altri canali che sono miei amici condivido appunto questa cosa qui, perché secondo me è oltre che essere parte integrante, diciamo così, di ogni tiratore, perché poi ci andiamo anche a diciamo così, a costruire, a perfezionare le nostre munizioni in base alle nostre esigenze, e insomma ci consente anche di risparmiare un po' di soldi, perché insomma come ho detto è una passione che costa, e quindi laddove si può diciamo così recuperare un po' di soldi, di risorse, insomma non c'è nulla di male. Questo è un altro bel tromboncino, il secondo 45, questo è un altro bel 38 special, mezzo, non so quanto tempo ho perso, ho mandato avanti le riprese, comunque io procedo, mi sto rilassando tantissimo. Porca miseria, qui c'è un proiettile innescato, è un 9x21 GFL, non so perché ha l'ogiva rossa, però probabilmente è stato scartato, non è sparato questo qui, attenzione, quindi facciamo molta attenzione, e la palla è, diciamo così, stata pressata male, quindi c'è una bava e probabilmente è stata scartata per quello, però è stata buttata nel bidone, hanno sbagliato, quindi io questa la metto da una parte in sicurezza. Eccola qua, questa è la munizione di cui vi parlavo, non so se si vede bene, appunto come vedete c'è la palla che è stata pressata malissimo, e il, diciamo così, la munizione è innescata e quindi bisogna fare molta attenzione. Ecco, io la metterò in sicurezza da parte, come vedete l'innesco appunto non è stato percosso e quindi diciamo non è una munizione inerte. Qui c'è la bava di fusione, è stata pressata male, quindi io la vado a mettere qui. Proseguiamo, ormai manca poco. Comunque, da quello che possiamo vedere, io ho fatto 1, 2, 3 colonnine, 1, 2, 3, 4, 5, quasi da 5 ciascuna, di 9x21. Quindi già da questo possiamo capire, anche prima di arrivare in fondo, cosa comporta il poligono. Ecco, e qui concludo anche la scatolina dei 32 da revolver, credo. Proseguiamo. Via, siamo in fondo, c'è l'ultimo. La faticaccia. Allora, questo sempre un 32. Lo mettiamo qua. Ormai è il rush finale, vedete come è aumentato a dismisura
il castello delle 9x21 e ormai voglio arrivare in fondo, però mi sa che la vittoria spetta a loro. Qui particolarità mi è capitato 7,65 Parabellum GFL, una particolarità in tutto quel cumulo di metallo ho trovato un'altra cosa particolare. Ormai manca pochissimo. Ancora tolgo gli ultimi da 22. Parecchi abbiamo i 380 Automatic, che sono, ho fatto anche una scatolettina apposta qui insieme a 9x21. Poi cosa troviamo? Troviamo i 2020, che non so cosa siano. Mi informerò. 2 da 45, altri 32 VAD, come ho detto prima. Qui troviamo i 38 Special, molto belli, e qui altri 9x21 della Geco, oltre che un discreto bicchierino di bossoli, diciamo così, da 20. Alla fine di questa lunga ma per me rilassante operazione vado ad analizzare i dati che ho ottenuto con le dovute cautele, come vi ho detto all'inizio del filmato, e cioè che io troverò nel bidone, secondo me, secondo questo mio ragionamento, dei bossoli per la maggior parte sparati da armi semiautomatiche, proprio perché per la natura di queste armi, appunto, il bossolo viene espulso e scartato automaticamente durante il ciclo di fuoco, mentre per i revolver, appunto, il ciclo di fuoco, appunto, avviene senza che il bossolo sia espulso, cioè viene trattenuto, appunto, nel tamburo. E quindi, diciamo così, il bossolo è più facile che sia trattenuto dal tiratore. Poi c'è da dire che le armi semiautomatiche più comuni, appunto, hanno dei calibri molto più comuni, mentre quelle, diciamo così, i revolver hanno dei calibri e quindi dei munizionamenti un po' più particolari, e quindi il tiratore a quel punto lì, come dicevo prima, tende a tenersele e a ricaricare queste componenti. Quindi, diciamo così, è sì una statistica, però con le dovute cautele. Però in ogni caso noi possiamo comunque avere un dato che è schiacciante, quello della vittoria del 9x21, diciamo così. A ruota noi troviamo il 380 Automatic con poi una discreta quantità di 7,65, che sono ancora molto comuni, qualche munizione da revolver,
e ovviamente le classiche 22. Quindi io cosa posso dire? Posso tirare delle conclusioni, secondo me, a mio avviso, per le quali appunto io posso dire che questa munizione qui, cioè il 9x21, è la munizione più sparata al poligono, quella più desiderata dagli italiani, proprio perché magari ha un costo sia di acquisto come primo sparo inferiore ad altri tipi di munizionamento e probabilmente anche dei costi molto più, diciamo così, abbordabili per il discorso di carica, proprio perché è formata da parti tipo gli inneschi, il bossolo in sé per sé, la quantità di polvere da sparo che paragonata, come vedete, a un 38 Special è quasi il doppio. Quindi se io vado a ricaricare un 38 Special o un 9 mm avrò una quantità superiore di polvere. Ci sarà un'economicità anche di palle, insomma, quindi di ogive che noi spariamo, e quindi secondo me questo discorso qui, sia di costi bassi e anche di versatilità nell'utilizzo, perché poi come vedete è una munizione relativamente piccola, però ha un rapporto, diciamo così, ingombro potenza molto molto ottimale, proprio perché appunto il 9x21 è insomma una munizione relativamente potente, occupa poco spazio sia nelle tasche che all'interno dei caricatori, è diffusa in quasi tutte le armerie, quindi diciamo così, io penso che queste siano le motivazioni per le quali appunto troviamo molte più munizioni e quindi bossoli di questo tipo di calibro. Oltre che poi avere una vasta gamma di armi, di pistole o insomma armi appunto come ho detto che utilizzano questo tipo di calibro. Quindi questo è quanto e insomma è stata una bella avventura. Alla prossima.